Benvenuti alla Fonderia delle Arti. Grazie, un applauso, grazie, grazie Adriano. Due parole, sarò brevissimo. Per noi è una serata molto importante, perché stasera, domani e dopodomani è la fine di un percorso di vita passiamo insieme. Due anni possono sembrare molto brevi, ma sono molto lunghi se vissuti come l'abbiamo vissuti noi insieme a dei ragazzi. Sono molto emozionato, come ogni saggio. Bravo. Perché, grazie, molto gentile, perché da domani i nostri ragazzi non saranno più nel porto protettivo della fonderia, ma insomma navigheranno a mare aperto, a mare aperto, grazie Francesca, e quindi insomma finisce un capitolo. Già piangono? Già stanno piangendo, mi fa piacere. Una cosa, vorrei ringraziare il Dream Team che mi ha accompagnato in questa avventura, innanzitutto Maurizio Poco, che ha permesso che il mio sogno si realizzasse nel creare una scuola, e poi i miei illustri colleghi che sono Eddie Angelillo, che avete visto calcare la scena prima, Pierluigi Cuomo, il prezioso Lorenzo Gioielli, che in parte è responsabile di questo saggio, poi Francesco Sala, che non è presente, Ilaria Maldi per la dizione, per il canto e per la musica Luca Notari e Dino Scuderi. Importantissimo Marco Vesica, il nostro grande coreografo. Grazie. Buono spettacolo. I ragazzi sono pronti. Godetevi lo spettacolo. Ciao a tutti. Il presidente è curioso.
Non si aspettava un colpo così basso dall'elettorato cinese. Ecco come ripagano gli 11 milioni di dollari investiti in educazione politica negli ultimi 10 anni. Banda di niente. Quel figlio di puttana di Allende. Quel bastardo. Abbiamo una possibilità su 10. Ma proviamo a salvare Cile. Vale la pena spendere 10 milioni di dollari. Anche di più se necessario. Ora occorre un gioco di squadra. Dobbiamo far agonizzare l'economia. Non lasceremo arrivare in Cile nemmeno una vite o un dado sotto il controllo di Allende. Se Allende assumerà il potere, faremo tutto il possibile per condannare il Cile e i cileni alle più atroci forme di sofferenza e miseria. Non possiamo permettere che un popolo irresponsabile venga governato da un presidente irresponsabile. Daremo l'istruzione completamente gratuita. Quaderni e materiale scolastico gratis a tutti gli alunni della scuola dell'Ordine. Daremo la colazione a tutti e il pranzo a coloro che non se lo possono permettere. Assicureremo una razione di mezzo litro di latte al giorno a tutti i bambini. Istituiremo consultori per le madri in tutti i paesi. Una sera, circa 2 settimane fa, mentre Allende si rivolgeva all'intera nazione dalle televisioni, c'è stata un'interruzione dell'energia elettrica che ha riguardato l'intera area centrale del Cile. Mentre la luce spariva e l'immagine di Allende si dileguava dallo schermo, abbiamo capito che non si trattava di un semplice blackout. Per fortuna la radio transistor funzionava, così abbiamo potuto sentire il presidente che invitava la calma. Certe stazioni radio della destra, invece, incitavano la gente a scendere in piazza, nel tentativo, suppongo, di accrescere la confusione. Dopo un po', la luce tornò, ma l'impressione rimase. Era un piano scientificamente organizzato da terroristi in possesso di dettagliate informazioni sui punti chiave in cui collocare le bombe. Si fa un gran parlare di guerra civile, ma è difficile assicurarsi come scoppierà. Mi sono radunata con altre donne del vicinato che appoggiano il governo per preparare i medicinali, fare provviste, insomma, per non farci sorprendere impreparati qualsiasi cosa accada. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato la marcia de mi pies cansado. Tra le sghignazzate dei soldati, l'ululato delle sirene e il rumore degli aerei da guerra.
Dopo un po' separarono in gruppi prigionieri, a seconda della loro colpa. Arne venne portato al Ministero della Difesa, che era stato trasformato in una caserma. Lo costrinsero ad avanzare chili, come se fosse stato in trincea. Lo condussero attraverso una grande sala, piena di uomini nudi, in fila da 10, con le mani legate dietro la schiena, così malmenati che nessuno poteva reggersi in piedi. Il sangue scorreva lì, sul marmo del padrone. Condussero Arne nella stanza delle caldaie, dove c'erano altre persone in piedi contro la parete, sorvegliate da un soldato che andava avanti e indietro, puntando contro di loro il mitra. Lì rimase a lungo immobile, reggendosi come un sonnambulo, non riuscendo a capire quello che stava succedendo, tormentato dalle grida che si sentivano attraverso il muro. Il suo orologio era rotto, ma dalla fame e dalla sete calcolò che doveva essere già notte. Era così stanco e a disagio, nei suoi pantaloni macchiati, e non si chiedeva cosa gli sarebbe successo. Un istante dopo entrarono due uomini, gli misero le manette e lo condussero da un ufficiale che aveva il compito di interrogare i prigionieri. Arne lo aveva già visto qualche volta, in compagnia del presidente. Lo tennero fermo per le braccia. Il primo colpo lo lanciò allo stomaco, poi lo sollevarono, lo distesero su un tavolo. E lì sentì quel tonico di gracias a la vita che mi ha dato tanto, mi dio il corazon che agita sul marco quando miro il frutto. Il celebro umano, quando miro al duemo palleos, al malo. Quando mi raccoglio del tuo lago. Fecero uscire Arne dal Ministero della Difesa, privo di sensi. Aveva cominciato a piovere e la fischiezza dell'acqua e dell'aria lo rianimò. Si svegliò quando lo issarono su un mezzo dell'esercito e lo depositarono sul sentiero posteriore. Quando il mezzo si mise in moto, poté vedere le strade vuote e gli edifici imbandierati. Capì che i nemici avevano vinto. Il mezzo si fermò nel cortile di un reggimento e lì lo fecero scendere. C'erano altri prigionieri, ridotti come lui. Gli legarono i piedi e le mani con del filo spinato e lo gettarono a bocconi nelle mangiatoie. Arne e gli altri trascorsero due giorni e due notti senza acqua e senza mangiare, marciando nei loro escrementi, nel loro sangue, nel loro terrore, al termine dei quali li trasportarono tutti in camion, fino alle vicinanze dell'aeroporto. In un campo di rifiuti fecero esplodere i loro corpi con la dinamite. Lo spavento dell'esplosione e il fetore delle spoglie fluttuò a lungo nell'aria. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la vida y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, con los materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo. Com'è difficile cantare, quando devo cantare l'orrore, l'orrore che sto vivendo, l'orrore di cui sto morendo. Vedermi nel mezzo di così tanti e innumerevoli momenti di infinito, dove silenzio e grida sono la fine della mia canzone. Ciò che vedo non l'ho mai visto prima. Ciò che ho provato e ciò che provo daranno vita. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.